solito in cucina con grande piacere insieme alla nostra chef Ilenia Bazzacco. Buongiorno. Oggi abbiamo un'ospite meravigliosa che tutti conoscono come Frollina, si chiama Katia Montomoli. Ciao. Grossetana, comunque toscanaccia, come si definisce lei, ma insomma impareremo a conoscerla. Se vedete che sto sudando, non vi preoccupate, è che Ilenia ha voluto attaccare il forno, non ho capito per quale motivo, ma... Lo porterò a 250 gradi adesso. Ecco. Allora, visto che è così caldo e quindi l'evaporazione richiede, tu sei una host, certo, quindi richiede idratazione. Qua? Ecco. Guarda, no? Certo. Come le grandi occasioni. Allora, parleremo di due ricette con Katia, conosciuta come Frollina. La prima sarà? Fagiolo all'uccelletto, una tipica ricetta toscana. E la seconda? Il pan brioche. Pan brioche. Sì, ma ripieno, ripieno di che? Ripieno di Nutella. No! Non si fa! Oh, mamma mia. Allora, sentite, c'è qualcuno che ovviamente già gioisce in studio. Voi sapete che abbiamo una persona, si chiama Enrico. Non solo lui. Che ama tantissimo la Nutella, ma anch'io. E allora, semplicemente state con noi perché non solo parleremo di cucina, parleremo di dislessia, parleremo di osse, parleremo di neurochirurgia e parleremo di obesità. Pensa un po', tutto questo cucinando. Grazie. Cin cin. Cin. Poi dobbiamo dire che la nostra amica Katia è talmente famosa nei social come Frollina, in cucina con Frollina. Frollina, possiamo dire velocemente anche perché Frollina. Sì, viene da pasta frolla perché io pubblicavo le crostate e un gruppo mi ha dato questo nome e ho deciso di tenerlo come mio. E infatti è talmente famosa come Frollina che praticamente le tue colleghe ti hanno... Tutti, ospedale, a casa, ecco, il paesello, Frollina, tutti Frollina detta, diciamo. Katia, ecco praticamente, sì, questo. Sì, Frollina detta Katia. Allora, prima ricetta assolutamente della regione toscana. Sì. Con Katia detta Frollina o viceversa, gentilmente vi chiedo di lasciare spazio alla nostra lavagna. Gli ingredienti sono questi: 5 salsicce, 2 barattole di fagioli, aglio, salvia, rosmarino, 400 g di passata di pomodoro, un bicchiere di vino rosso, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Insomma, si capisce che è una ricetta della tradizione, perché insomma è bella tosta, mi pare, no? Sì, sì, questa, ecco, è una ricetta che faceva la mia nonna. Dai? Sì, sì. Che si chiamava? Alba. Ah, vedi che le nonne avevano sempre questi Cominciamo nomi. Intanto. E sono stata praticamente con lei fino ai miei 15 anni, quindi... Ma cucinavi con lei? Sì. Buco intanto... Buchi le salsiccine, che così non scoppiano. Sì. A questa cadenza, Katia, mi piace da morire. Puliamo il nostro aglio. Sì. Le mie sono tutte ricette comunque molto basiche, perché essendo una mamma lavoratrice non è che ho tutto questo tempo. Parliamo di Mattia, di tuo figlio, ecco, che ha 15 anni, che ti ha accompagnato, era praticamente, sì, il navigatore umano, no? In macchina così. Sì, te. Se non fosse stato per lui mi sarei persa. Gira a destra, gira a sinistra, mamma ti ho detto frena, cose così, Mattia. Sì, lui è... la mia appendice, diciamo. Amore. Allora, e uno spicchietto. Uno spicchietto di aglio, okay. Poi prendiamo un po' di rosmarino. Sì, già da subito. Sì, quindi. Già da subito. Ok, vado, scendo un attimo, sì, in giardino. Scendi un in giardino. Po' di olio da mettere, sì, ecco, nella, qua la donna sul fondo, dell'olio, molto, sul fondo molto del tegame. Dimmi tu quanto. Anche salvia? Anche salvia? Ma sì, dai, mettiamo anche la salvia. È la voce dal giardino, sì, dai, questa. Che ci sta, ci sta, ci sta. Ti una basta goccina, ancora un po'. Poco poco. Perfetto. Ok. Mettiamo l'aglietto. L'aglio. Sciocco tutto. Accendiamo. Sì. Abbondante salvia, abbondante rosmarino, come preferisci. Così va benissimo. Ottimo. Giusto per dargli il profumino, mettiamo cosa dentro. Cosa dice Ilenia? 5? Per rosolare fai anche un 6, no, sì, che così parte benissimo, subito. Perfetto. Un po' di sapori, un insomma, po' di sapori. Ecco. Diciamo che la ricetta, se uno lo vuole fare proprio come si deve, sì, i fagioli andrebbero messi a mollo, bisognerebbe mettere quelli, certo, secchi, quelli, diciamo, secchi. Ma siccome noi siamo donne che lavoriamo, abbiamo poco tempo, è possiamo bene, usare anche quelli giusto, in, certo, scatola. Quindi, e sono tutte ricette che tu prendi dalla tradizione che hai imparato da nonna, ma che hai anche elaborato, o le proponi semplicemente perché ti piace parlare della tua regione? Allora, di quello mi che è la tua piace regione. La mia regione, mi piacciono le mie origini, sono orgogliosamente toscana, maremmana. Saluto i ravigiani, ciao a tutti. Sì, perché Ravi è il paesino da cui vieni tu. Se no mi picchiano. e niente, ripropongo anche ai miei colleghi, perché sono tutti praticamente, porto i miei piatti e quindi loro sono assaggiatori ufficiali. Beh, hanno assaggiato, vedi, anche il cinghiale, vedi, prima che andassi via. Dai, fantastico. Sì, si è fatto cinghiale, fantastico. E hanno, allora, gradito molto. Andiamo a muovere un attimo. Sì. Ma queste sono le classiche cotture un po' furbe, no? Che ti permettono...
di avere una scorta anche per il giorno dopo. Sì. Quindi sono ricette per donne o comunque famiglie in cui tutti lavoriamo. Esatto, ma parlando di lavoro, avevamo anticipato che Katia, appunto la nostra frollina, prego. Intanto metto le salsicce. Sì, perfetto. Che sono state sforacchiate, bucherellate così perché altrimenti scoppiano. E dicevamo, si sarebbe parlato di ospedale per il semplice fatto che Katia è una OS, fiera di essere OS, lavori in sala operatoria in neurochirurgia. Sì. E mi dicevi che anche fisicamente è un lavoro molto pesante. Fisicamente perché noi tiriamo su molti pesi. Dentro in sala operatoria? Sì, per i ferri, perché sono interventi molto, molto lunghi e molto complicati. Articolati. Certo. Cioè, se voi iniziate un'operazione come OS la portate a termine oppure c'è un cambio? Esatto. No, l'OS sta dentro durante tutto l'intervento. Cioè 15 ore. Vabbè, no, il turno è di 7 ore, quindi poi la settimana c'è il cambio e quindi. Però 7 ore. Sì, comunque ho tanta stima per gli infermieri, perché specialmente chi strumenta sta sul tavolo operatorio senza staccare mai. Quindi se sono 7 ore, sono 7 ore dove loro strumentano, passano i ferri. Certo. Quindi tanta stima per i miei colleghi, glielo dico sempre, perché quando ci lamentiamo di ma vediamo persone nervose che girano, magari hanno appena finito una super loro hanno anche la reperibilità, Hanno anche la reperibilità. Esatto, per cui va capito sempre. Anche. Allora, qui stiamo adesso, rosolando. Quando abbiamo rosolato le nostre salsiccine, perché le hai girate? Sì, vanno girate un pochino. Possiamo sfumare con il vino. Uh-huh. Rosso, se non ce l'avete rosso va benissimo anche bianco, perché ci adattiamo. Però almeno io faccio così. Se scegliamo di fare la ricetta originale, sì, ci vuole un rosso corposo. Corposo. Sì. Però tante volte sai, magari quello non ce che abbiamo e ci arrangiamo. Per forza. Beh. Però insomma, diciamo il motto è cerchiamo di avere un buon vino da unire a una buona ricetta. Deve essere buono. Vino, certo. Questa intanto continuerà adesso, riprenderà il bollore, sì, naturalmente. Quando sarà sfumato, diciamo, possiamo aggiungere poi la passata. Sì, perfetto. E invece abbiamo anche detto, abbiamo anticipato che avremmo parlato di obesità. Dovete sapere che Katia, che ha 40 e qualcosa anni. 40 e mezzo. Quanti? 40 e mezzo. 40 e mezzo. Praticamente, diciamo, ha un vissuto da obesa. Sì. E ha affrontato un intervento che le ha cambiato radicalmente la vita, che ti ha messo un po' centrata, sì, no? Anche con quella che è l'alimentazione. E ti hanno fatto un bypass gastrico. Ho fatto un bypass gastrico a Grosseto, nella mia città, diciamo. Sì. E sono tornata a rivivere, perché chi è obeso, non tutti, io parlo per la mia esperienza personale, non vive felice. E davanti a un bel sorriso. Quanto cioè, hai perso? 42 chili. 42. Quindi 42 chili. Cos'è cambiato poi? Dimmi. È cambiato tutto, l'approccio intanto con il cibo. Perché prima era di odio amore, diciamo. Sì. Però non mi ci potevo dedicare come avrei voluto, perché, certo, perché ero succube. Sì. È un rifugio alla fine. Un rifugio. Comunque chi è obeso sicuramente ha qualcosa di irrisolto che. Certamente. Ma sfocia. Penso che oramai questo venga riconosciuto, sì, da tutti, no? E poi mi ha cambiato a livello di donna, nel senso che mi sono sentita finalmente femminile. Ti ho potuto piace comprare i vestiti che volevo, perché prima non mi vestivo, mi coprivo. Certo. Questo quanto tempo fa? 12 anni fa. Pensa. Mattia aveva 3 anni e faceva la mascotte quando avevo drenaggi, lui portava la borsina. Era la mascotte dell'ospedale. Perché fantastico. Diciamolo che non è un intervento poi così facile, sì, da esatto, affrontare non è facile, come comunque ti rilascia qualcosa dopo, perché insomma è malassorbitivo, quindi diciamo che le vitamine, sali minerali tendi insomma a non avere una copertura adeguata, però con integratori ti avranno, sì, sicuramente, e comunque seguita, lo rifarei un milione di volte. Me l'hai detto, lo rifarei prima, un milione di volte. Fuori onda, effettivamente. Io sono entrata in sala operatoria felice. Ma la vedete, lei questo porta poi in sala operatoria, ma anche nelle sue ricette. E Mattia, il figlio che ha appena nominato, che è qua in studio con noi, che ha 15 anni, è anche il curatore, non solo il tuo personal navigatore, ma anche il curatore. Allora, curatore è un po', diciamo, lo obbligo un pochino, però lei gli piace anche. Io dico, Mattia, fammi un video, Mattia, fammi una foto, Mattia, vieni qua. Ma... quindi te lo porti sempre ovunque. Sempre. Lui è la mia appendice, lo definisco la mia appendice. Cioè... ma dovevate vederlo, quando praticamente ha visto tutti gli studi, perché sta studiando per, diciamo, videomaker, no? Vorresti che questo diventasse il tuo lavoro, per cui ogni telecamera, hai visto Ilenia prima? Interessato. Ogni studio era lì, tanto wow, che bello, ma qui fanno il TG, ma qui fanno questo. È bello, ma per chi studia questa cosa è la realizzazione. Oggi è stato fortunato, sì. Sì. Quindi adesso tu togli già gli odori. Sì, togliamo. Perché non a tutti piacciono, tu dici?
Ma sai, poi si confondono magari nel pomodoro. Okay. Poi di solito anche la salsiccia è abbastanza aromatizzata, sì. Quindi in realtà basta profumare con gli oli essenziali in fondo. Noi avete detto salsicce, cioè è una tipologia di salsiccia abbastanza diversa da quelle che io vedo in giro. Mancano le estremità, gliele hai tagliate? Questa sì, è la macelleria appunto che ce le fornisce così. Chi le fa così, sì. Ok. Comunque la classica salsiccia. Classica, gli stesso impasto, bovino, assolutamente. Suino. No, suino. Suino. Assolutamente. Sì. Solo di maiale. La vera salsiccia è suino, proprio maiale. Vabbè, del maiale non si butta niente. No. Ok. Allora, cara la mia frollina, intanto mi piace vedere che c'hai questo sorriso che stai contagiando tutti i nostri golden. Questa è una cosa che insomma mi riconoscono un po'. Ecco. Diciamo che anche i vecchietti, quando assistivo i vecchietti erano tutti. Si è innamorata di un veneto sta ragazza, è venuta infatti, qui. Infatti quando ho chiesto, ho detto, ma cosa ti ha portato a Roncade da Grosseto? È il veneto che è venuto in Toscana. Ah, è lui? Cominciare. Dai, ecco. Quindi militare? No, lui è venuto in vacanza. Perché una amica mia toscana stava con un veneto, ho detto fagli da cicerone, ok, facciamoli da cicerone, è iniziato a venire in Toscana il fine settimana e poi ci siamo accorti che c'era in viaggio Mattia. Ale, hai capito. E quindi... E poi vi siete trasferiti? Nato in Maremma, Nato in Maremma, cioè... l'ho fatto nascere lì. Là? E poi vi siete trasferiti a Roncade. Roncade. Perfetto. E dove vivi adesso? Ciao Roncadesi. È una cittadina che amo molto. C'è tutto, sono tutti carini. Va detto. Vicino adesso, al mare. Tu hai salutato i tuoi colleghi, ma insomma sei una OSS dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Sì. E quindi salutiamo tutti gli amici di questo ospedale. Sì, che è un ospedale importante. Certo. Ha tanti servizi e specialità. Dove trovi il tempo? Sei in ospedale, hai un figlio adolescente. Me lo chiedo anche io. Dove trovi? Hai un figlio adolescente. Ragazzi, che lascia tutto in giro. Allora, ma Volevo arrivare giusto a questo. Ma ecco. Che strano. Abbiamo circa 3 minuti. Benissimo, possiamo possiamo aggiungere la nostra passata. Guardate com'è bella densa. La nostra passatina. Guardate. Qui io ho messo 400 millilitri, ma voi potete decidere se la volete più o meno densa, più o meno corposa. Se vogliamo fare la scarpetta... Eccolo là! Hai visto Ilenia? Tu non hai visto Ilenia? Se vogliamo fare Ilenia la scarpetta, liberatrice. Il sugo ci vuole. Beh, ragazzi. Okay. Qui poi mettiamo un po' di sale e pepe. Sì, vai. Allora, qui abbiamo il pepe. Vai tu. Ma che carino. Questo è pepino. Pepino. Salina. Un po' di pepino. Un po' di salina. Dunque, a chi piace, io non prediligo, ci andrebbe anche un po' di peperoncino. Ah, perché no, dici? Quindi leggermente a me il piccante non piace, sono un po'... Ma strano, ma scusa, è la Toscana? Sono un po' la Toscana tipica, perché non è che sia una cucina tanto piccante la Toscana, saporita. Sì, però un po' piccantino te lo servono il piccante, forse sei un po' atipica come dicevi tu. Ci sei un po' venetizzata. Può essere. Quanto deve andare così adesso? Ma guarda, questo 5 minuti, perché è già bella densa questa, quindi. E dopodiché possiamo aggiungere i nostri fagioli. Quando aggiungiamo i fagioli, copriamo, 10 minuti, giusto il tempo che si insaporiscano. È proprio velocissima. È velocissima. Poi se va avanti al giorno dopo è uno spettacolo, perché i sapori il giorno dopo è ancora più buono. Secondo me questi sono i piatti del giorno dopo. Spesso ce l'ha queste detto. Queste sono veramente quelle ricette della tradizione, no? Le fagioli a uccelletto. Una le può fare un pochino più abbondanti, no? E queste se ti avanzano, il giorno dopo c'è il pranzo, la cena pronta. Sì, quei 4 kg in più, così vai avanti tutta la settimana come l'insalata di riso ad estate. Mi faccio sempre una cofana. Cofana, metti dentro. Mangio oggi insalata di riso. E se avanza magari un po' di sughino, fare un po' di pasta condita, no? Pare buffa. È che comunque c'è il fagioletto, già... però esatto. Sì, che un po'. Ma allora vi mangiate tutto il fagiolo e dopo lasciate le salsicce, la salsa. Un po' di pecorino toscano alla fine e... Ok, e quindi praticamente andiamo a restringere poi a letto, perché per digerire poi questa roba hai voglia, insomma, deve asciugarsi, si deve restringere un pochino. E poi possiamo aggiungere i nostri cosa fagioli. Cosa dici? Li possiamo buttare. Questi sono borlotti, vanno bene anche i cannellini. Benissimo. Cioè il fagiolo è più vi aggrada. L'importante diciamo. È metterli alla fine, proprio alla per fine. Il discorso che non si sfaldino. Bravissima, perché poi con il caldo, insomma, infatti basta pochissimo, dopo li possiamo coprire e cuoceranno piano piano, senza poriranno più che altro, perché il fagiolo è già cotto. Ok. Adesso invece attenzione, perché arriva Mirta Canevari con altri consigli sull'alimentazione.
Quando eravamo piccoli, che non so, arrossivamo, che cosa ci dicevano i nostri genitori? Sei diventato rosso come il pomodoro. Mirta Canevari, come mai la pillola di salute oggi si intitola così? Oggi vi voglio parlare del pomodoro, delle sue proprietà, ma soprattutto del pomodoro cotto. In altre occasioni vi ho parlato della frutta o della verdura, che effettivamente, assunta cruda, massimizza i suoi benefici. Certamente. In realtà il pomodoro va controcorrente, perché contiene un principio attivo, che è il licopene, sì, che è un carotenoide, sì, quindi sempre della famiglia del beta-carotene, okay, liposolubile, che si concentra quando il pomodoro viene cotto. Dunque, perché è contenuto in un complesso proteico, certo, che si disgrega con il calore o con l'effetto dell'essiccamento. Sì, sì, sì. Quindi ben venga assumere salse di pomodoro oppure pomodoro secco. Ma tu hai idea di inviti a nozze, tutte le mamme e le nonne che ricordano ai suoi tempi, ai loro tempi, le nonne che lasciavano che sobbollire la salsa, per ore il suo, più lo concentriamo meglio è buono, per buono. Assurdo anche il ketchup effettivamente potrebbe fare, sì, bene, così, sì, come il pomodoro secco o le salse di pomodoro, meno, se devo, ecco, dire la verità. Ma si può fare in casa, si può fare in casa anche quello, anche è comunque quello, una salsa concentrata, certamente. E l'altro accorgimento effettivamente per massimizzare i benefici di questa sostanza è accompagnarlo ancora una volta con dell'olio extravergine d'oliva. Ah, vedi. Quindi direi che l'ottimo oggi è fare una bella pasta in rosso con un bel filo d'olio, olio, perché essendo sempre una sostanza liposolubile la veicoliamo e la assorbiamo meglio grazie se abbiamo assunto grassa, dell'olio. In questo caso l'olio. Esatto, però andiamo a vedere brevemente, okay, a che cosa serve il licopene. Il licopene è molto importante perché è uno spazzino dei radicali liberi, quindi ha un'azione antiossidante e ha un'azione protettiva, soprattutto antitumorale a carico della prostata, oppure viene utilizzato nell'ipertrofia prostatica, nel tumore mammario. E ha moltissime qualità, esatto, e anche serve per proteggere dall'Alzheimer e dal Parkinson, ed è stato evidenziato che chi assume regolarmente il licopene dimezza le probabilità di essere affetto da ictus. Addirittura? Esatto. Ah. E anche questo, come i carotenoidi, lo possiamo immagazzinare e utilizzare nei momenti di maggior bisogno. Beh, insomma, ci facciamo comunque una bella scorta di salsina di pomodoro. Salsa di pomodoro fa benissimo, certo. Oppure anche il pomodoro secco. Quando l'accorgimento è... Il pomodoro essiccato. Il pomodoro essiccato, che deve essere o ben maturo, certo, perché sviluppa certo, maggiormente licopene, al di là comunque delle, sì, tutte le vitamine, tutte le proprietà, sì, di, un, sì, 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 di un prodotto naturale nel loro periodo di maturazione vengono accentuate, ma il licopene in particolar modo lo concentriamo nel pomodoro secco proprio perché si rende biodisponibile. Mi e allora lo subito sorbiamo. Il meridione con dei pomodori secchi meravigliosi, abbiamo imparato anche noi a usarlo, però da loro, esatto, proprio è tradizione. Io il mio couscous lo faccio col pomodoro secco perché effettivamente ha più proprietà che rispetto al pomodoro crudo. Poi in effetti è vero, è vero. Insomma, continuiamo a parlare di pomodoro ricordandovi naturalmente di cuocerlo bene, soprattutto unitelo a un buon extravergine di oliva, giusto Mirta? Esatto, nel pieno rispetto della dieta mediterranea. Ecco, hai altri consigli? Beh, anche crudo però. Penso anche crudo, allora beneficiamo delle altre vitamine, ecco, comunque dei sali minerali, va bene, ma della sua acqua che contiene, certo, questi sali minerali e della vitamina C, quello assolutamente. È vero, quel fatto è molto ricco di acqua, quindi va bene. Però in ogni caso, diciamo, contrasti i radicali, mangiate pomodoro e restiamo giovani. Non so se... Cosa dici? Sei d'accordo? Molto bene. Grazie Mirta, buon lavoro a te e alle tue colleghe in farmacia. Arrivederci presto. E alla prossima con Pillole di Salute. Due chiacchiere in cucina, c'è Frollina, Katia Montomoli. Stiamo ultimando la nostra meravigliosa ricetta tipica toscana, che sono i fagioli all'uccelletto. Sì. C'è anche la versione in vaso, ma intanto scusa, sì, andiamo adesso già possiamo impiattare. A impiattare. Tu spiegami che differenza c'è tra, non so, il coccio e la versione in vaso, così il se puoi descriverla. Il coccio è classico, proprio toscano, cioè, okay, nel senso, no? In vaso, siccome mi avevano fornito questo vasetto particolare, ho pensato di riprodurla in carino, vaso, era anche per la presentazione in piattamento, cioè, insomma, per bella, renderla un po' più carina. Ma mi fai paura, cioè tu trovi anche il tempo per fare gli impiattamenti e poi posti? Sono migliorata, perché devo dire la verità, all'inizio facevo un po' sgorbietti, però mi sto impegnando anche a migliorare. Vabbè, ma questa, cioè cosa vuoi fare presentazione? No. Questa si presenta da sola, ci mettiamo poi il ramettino di no, non mettere l'albero perché hai Ilenia, no dai, ma questa qua ci sta, sì. Ilenia quando vede l'albero lo abbatte, eccoli qua, è più forte di lei, assolutamente, eccola qua, i nostri fagioli sono pronti. La
aspetta, forse ce la facciamo a fargliela vedere bene. Sai cosa? Metti qua. Bravissima. Okay. Brava Ilenia. MacGyver da noi adesso, altri. Su. Perfetto. Una bella fetta di pane senza sale come si usa in Toscana. Sì, che buonissimo. Volendo anche abbrustolito ci sta benissimo. Mamma. Filo d'olio. Filo d'olio crudo. E siamo a posto. E dai, che mangiamo. Esatto, no, mentre voi state qua un attimo concentrate sul piatto, voi restate con noi perché arrivano gli amici di Ice Veneto. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a te, Ilenia. Allora, piatto succulento, qui c'è proprio... qui c'è bisogno del vino rosso. Sicuramente per una fagioli e salsicce. E poi, se non sbaglio, è anche un piatto tipico della cucina toscana. Toscana, bravissima. Ok, quindi ti porto in Toscana anche col vino. Un Chianti Classico, l'azienda che lo produce è Borgo Scopeto, annata 2015. E 90% di Sangiovese e una piccola percentuale, 5% e l'altro 5% di Colorino e Merlot. Il Colorino che gli conferisce quella parte di colore, di compattezza nel colore in più, mentre il Merlot magari gli dà quella parte di avvolgenza all'assaggio. Rosso rubino, leggeri riflessi granati sulla parte esterna, consistenza media. Lo portiamo all'olfatto, frutta rossa, ciliegia, probabilmente quella sensazione di violetta un po' appassita, e anche poi quella sensazione che io definisco ematica, come se fosse di carne fresca, ferrosa, diciamo. Ferrosa. Lo assaggiamo? Freschezza gustativa, avvolgenza allo stesso tempo, quel tannino leggero, ben modulato, sì, che mi serve a contrastare la grassezza della salsiccia, quella pattinosità che mi viene creata dalla masticazione del fagiolo. Questo è un vino che non troviamo nella nostra guida a Venezia perché è fuori regione, però è un vino che ci permette di conoscere un territorio, come ci permette di conoscere l'enografia nazionale, sicuramente i corsi di Ice Veneto. Bravissima, allora vi aspettiamo tutti per diventare bravi come lei. A tra poco. Bentornati cari Golden Chef, abbiamo Katia con noi, Katia Montomoli in cucina con Frollina. In cucina oggi abbiamo già fatto uscire questo primo piatto meraviglioso della tradizione toscana, le salsicce con i fagioli, all'uccelletto praticamente. Adesso invece passiamo a qualcosa di dolce e sarà la Danubio Super Soffice al cioccolato? Sì. Che già il titolo... Allora, il Danubio praticamente è una sorta di pan brioche che a me piace moltissimo. Okay. Di origine napoletana. Perché è molto. Si presta a tantissime preparazioni, diciamo. Vabbè. Allora, questo facciamo così. No, io vorrei dare gli ingredienti. Vai. Poi ci spieghi tutto quanto passo passo. Vai. Grazie infinite, Frollina. Danubio super soffice al cioccolato. Vi servono 600 g di farina manitoba, 100 g di zucchero, 2 uova, 100 ml di olio extravergine di oliva, 150 ml di latte, 150 ml di acqua, 10 g di lievito di birra e mezzo cucchiaio di miele. Poi invece per la farcitura potrei dirvi che vi servirà una crema spalmabile, ma faccio prima a dire Nutella, così ci capiamo, tuorlo d'uovo, zucchero aromatizzato alla curcuma. Io so che a questo punto i nostri Golden Chef, care le mie chef, hanno avuto un sobbalzo. Così? Lo zucchero aromatizzato alla curcuma, che genialata, eh? Semplicissimo, basta mescolare un po' di zucchero con la curcuma, che oltre a dare un sapore, un odore particolare, colora anche un po' il nostro colore, colore. Certo. Sì. Allora, ti do il ciotolone. Il ciotolone. Sì. Cominci. Allora, iniziamo con mettere la farina. Sì. Ok. Tutta la farina e lo zucchero. Una farina forte perché ha bisogno di essere impastata per bene. Perfetto. E iniziamo a fare andare così senza niente. Un pochino. Con giusto la per tre. Nostra planetaria e il gancio. Il gancio. Tu ce l'hai la planetaria a casa? Io sono il mio braccio destro, la planetaria. Senza quella morirei.
senza quella non si può vivere non senza può. La planetaria è forse per quello che io non sono brava a cucinare, perché non ho la planetaria a casa. Sì, vero, sì, 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 sicuramente per quello ha detto. Grazie, sei un sostegno per me. Donna dell'olio, per donna favore, dell'olio. Ci metti 100 ml. Ma li vedo io 100 ml? Aspetta, no, aspetta, ho cambiato gli occhiali. Sì, li vedo, li 100 vedo, ml li vedo. Grazie. Vabbè. No, non li vedo. Sì, li vedo. No, non li vedo. Sì, li vedo. Qua. Vicino ai 150, un po' meno. Sì, un po' meno. Allora, 150 meno 50. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Va bene. Vai, 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 un altro po'. Ma, diventa troppo. Basta. Vedi che hai bisogno tu degli occhiali? Io ti ho dato un paio diciamo di occhiali. Diciamo che l'olio lo rende più soffice. Okay. Esatto, al posto del burro. Del burro. Io prediligo per i miei dolci sempre l'olio. Ok. Sempre l'olio. Ah, bene. Poi, sempre, allora, sempre. Abbiamo detto 100. Ok, possiamo aggiungere adesso il nostro lievito, il lievito di birra che andrà sciolto nel latte leggermente tiepido e ci aggiungiamo anche, per attivare la lievitazione, mezzo cucchiaio di miele. Ok, un miele in questo caso molto delicato. Che la caccia? A caccia in questo caso, ma anche un millefiori presumo anche possa andare bene. Io ho fatto esperimenti con la qualsiasi, quindi anche col castagno? Castagno, sì sì sì, sì. Ah, dai. Non diventa troppo amaro quel castagno, no? No, no. Ma guarda, sì, la con sto sorriso, sì, la donna degli esperimenti, ma ti sei io lanciata? Io mi butto. Provo. Ma sai che lei si definisce pasticciona, pasticciona nel suo blog? Ma si fa così, è solo così che si cresce. Perché fai esperimenti, provi, fai, cambi ingredienti a seconda. Ecco, quando versiamo nella nostra planetaria, io dico che i liquidi vanno aggiunti piano piano, in modo tale che prende forma e corposità senza che... Guarda, noi pendiamo dalle tue labbra, fai come fossi a casa tua. Soprattutto poi quando ci presenti quella già cotta, vero? Esatto, sarà fantastico, sarà veramente fantastico. No, ma è che noi anche con l'estate facciamo parte di quella categoria che cosa vuoi, perdiamo l'appetito quando c'è col caldo. Perdiamo l'appetito. Poi chi cucina non ha fame. No, assolutamente. Benissimo, no. Adesso possiamo aggiungere l'olio. Cioè, olio, vai. L'olio. Sempre a filo. Quell'olio ha un colore meraviglioso. Anche un profumo. Lo so. Lo so, lo so. Senti che comincia e sta cominciando a faticare. A faticare, è vero? Sì. È verissimo. Poi possiamo aggiungere l'acqua. Ok. Io quasi quasi intanto metterei piano, piano. Un po' di cose. Perfetto. Quindi alla fine fa tutta l'impastatrice per questa ricetta, la parte iniziale. La parte iniziale. Diciamo che dopo, quando dobbiamo poi farcire i paninetti, lì ci vuole un po' di manualità, però insomma una roba dai, facilissima, perché c'è, se lo posso fare io, bellissima la nostra amica, veramente frollina, i paninetti, se lo posso fare io lo possono fare tutti. Beh, quindi io, quindi significa che forse anch'io. Sì, tutti. Ok, tutti. Vabbè, insomma, fidiamoci. Poi ci mettiamo le uova. Sì. Riutilizziamo il bicchiere, certo, quello perché... che abbiamo utilizzato per l'acqua. Tu sei di quelle che sporcano tantissimo in cucina quando faccio il disastro. E qualcuno ti aiuta a sistemare? No. E sta guardando qualcuno, non voglio far nomi, Mattia. Però sono anche brava perché 448 metto a posto. Brava. Sono molto pratica, molto pratica. Cacci tutto in lavastoviglie praticamente. Sì. Allora, aggiungiamo il primo uovo. Ok. E aggiungi l'altro solo quando è stato assorbito. Sì. Guarda come la sta controllando e come con l'occhio, come dire, tu provaci a non venire fuori bene, sì, e vedi che poi, cosa ti combino. Come a casa. Che poi ti combino io per le feste. Parla così con te, Mattia? Ti combino per le feste? Devo aumentare... non le ripetiamo, Mattia. Devo aumentare la velocità? Sì, un pochino sì, meglio, perfetto. Grazie. Così sì. Hai aggiunto un uovo alla volta, sì, giusto, frollina? Sì, un uovo alla volta. Sono presenti più ricette dolci o salate sul tuo blog? Ma io tutto, perché praticamente essendo una mamma, moglie, quello quindi che faccio tutto per quello, loro... tutte le ricette che ci sono fotografate sono state mangiate? Sì, in primis dai colleghi, perché prima ho lavorato in sala parto, ho lavorato in cardiochirurgia, ho fatto tante esperienze lavorative, hanno mangiato tutto. Ecco. Quindi sono tutte testate le mie ricette. Vai, poi anche loro, anche se si arrabbiano perché le dico un attimo e faccio la foto. Vabbè, certo, è un classico. Ma si credono, perché sono atipica, perché non faccio la ricetta a parte, sì, cioè quello che preparo butto viene, là. Esatto, viene consumato praticamente. Ma riesci a fai a tempo a fare le foto delle ricette che prepari o si mangiano tutto? No, prima faccio le foto e siamo a posto. Ah, ecco. Dimmi se devo diminuire un po'. Sì, un pochino diminuisci poco poco. Perché altrimenti piglia l'uovo. Ecco. Allora, di solito cosa succede? Io faccio impastare per 25 minuti. Sì.
perché comunque l'impasto poi si deve incordare, deve diventare bello ciccioso. Poi va coperto, io lo faccio tutto con la ciotola della planetaria, certo. Va coperto con la pellicola trasparente e va fatto lievitare per 3 ore in forno spento con luce accesa. Ah, ma tu hai fatto corsi, hai fatto cucina di casa, cucina prove, prove. Sì, sì. Ah, che bella cucina sta cosa. Sei più radicata alla cucina comunque toscana o ti piace sperimentare anche tutti i tipi di ricette? Tutto, faccio di tutto perché comunque mi piace sperimentare, conoscere, capire. Cose basiche perché non faccio robe che ci vuole tantissimo tempo perché non ce l'ho. Mamma mia, infatti. Non ce l'ho. Infatti. E quindi, però mi piace, insomma. Poi vabbè, mamma Remma la porto sempre perché certo. È il mio cuore. Ci torni spesso, sì. Sì, sì. C'ho allora, io vorrei approfittare del fatto che la Planetaria lavora per noi, cari amici Golden Chef, perché c'è una cosa molto importante che manca, l'appello di quelle che ho sorinato proprio all'inizio della puntata. Volevo che tu mi dessi una mano a spiegare AID, Associazione Italiana Dislessia, che cos'è e perché tu hai scritto che DSA è un mondo sommerso. Allora, per chi è una mamma attenta si accorge già dall'età infantile, diciamo comunque prima elementare, se ci sono delle difficoltà non di apprendimento ma proprio di approcciarsi allo studio, alla scuola, eccetera. Certo. Io ho avuto varie vicissitudini, insomma sono riuscita ad arrivare alla diagnosi che è questo DSA. Purtroppo però se non siamo seguite ci sentiamo un po' abbandonate, certo. Perché il percorso è faticoso in primis per i bambini, certo. Perché vengono fatti dei test molto pesanti per capire dove hanno il problema, certo. E dopo riportarlo nella scuola perché se non hanno degli strumenti adatti vengono un po' penalizzati e tagliati fuori. A partire dai test per tutto, esempio, tutto. O dai compiti, perché invece di fare dei questionari con una proposta enorme di parole e di spiegazioni, invece i ragazzi che hanno questo tipo di disturbo hanno bisogno di meno parole perché hanno anche un crollo dell'attenzione. Bravissimo, perché Mattia in primis proprio al disturbo dell'attenzione, ecco. Quindi basta poco perché lui si perda. Ma è un mondo sommerso ancora, una dislessia, io sono anni che ne sento parlare, ma anche gli insegnanti mi pare di capire che non siano molti, quelli preparati. Sì, la scuola non è ancora pronta a... li accetta, perché comunque firmiamo un PDP e tutto quanto, però ancora non è pronta e preparata per aiutarli a riuscire comunque a affrontare un anno scolastico degno. Esatto, degno della fatica anche di questi ragazzini che ce la mettono tutta. Tanta fatica. Io so che nei tuoi social comunque hai anche un canale aperto legato a magari, non so, a far conoscere ad altri genitori qual è la situazione. Sì, ho fatto un articolo perché mi sono sentita proprio talmente piena di... investita di questa cosa, certo. E ho voluto quindi andate in parlare cucina, esatto, in cucina parlare. Con Frollina potreste anche confrontarvi su questo. Abbiamo credo 2 minuti e mezzo. A benissimo, benissimo. Come va? Sì, dai, bene. Adesso logico che avrebbe bisogno di tempo. Vuoi che stacco intanto che parli le pareti, le pulisco bene e cerco di incordare? Ok, perché appunto c'è l'incordatura che va raggiunta. Sì, questi 25 minuti fanno sì che comunque l'impasto diventi... Siccome noi ne avevamo anche 45, ma abbiamo detto a Enrico, ma no, ce ne bastano meno, giusto Enrico? Cosa vuoi? Ce ne bastano 13. Esatto, ne bastano 13 minuti. No, diciamo solo che quando arriva all'incordatura, all'impasto, poi noi che cosa facciamo? Dobbiamo mettere su una teglia, giusto? No, prendiamo il nostro impasto pezzettino per pezzettino, allarghiamo, mettiamo la Nutella, chiudiamo... facciamo una pallina e poi la mettiamo disposta in su una cerchio, teglia, su una teglia forno, non tanto attaccate l'una all'altra perché poi lievitando si gonfiano, okay. La lasciamo riposare un'altra oretta spennellando con tuorlo d'uovo e zuccherini colorati, in questo caso anche lo zucchero alla curcuma, e dopo un'oretta, d'estate anche meno perché c'è più caldo, e possiamo mettere in forno a 170 gradi per circa 40 minuti. Ecco, è pronta? Cosa dici? Sì, va benissimo. Va bene? Sì. Bene, bene. Perfetto. Si è ben pulito anche la parete della ciotola. E quindi vuol dire che assolutamente la nostra pasta è pronta. Esatto. Perfetto. Allora. Aspetta. Te la pulisco per bene. Sì. Ti tengo io. Grazie. Brava, brava la nostra Frollina. Grazie. Che esperimenti. Tu te la godi un sacco a preparare le ricette. Quante riesci a postarne tu nei tuoi social? Riesco a farne una al giorno, qualche volta anche due. Ah, sono in ferie e mi sono data da fare. Attivissimo il tuo blog. Insomma, dai. A te. Intanto io. Allora, praticamente questa, come vi ho detto, andrebbe fatta a lievitare, ma siccome non abbiamo tempo, noi facciamo. Vi facciamo vedere comunque come funziona. Sì. Allora,
un po' di farina mi ci vuole perché sì, te la prendo subito. Hai visto, noi usiamo questa carta fantastica, infatti. Esatto, che non è bianchita, è proprio naturale, e pensa che questa poi si può buttare nell'umido. Oh, meraviglioso, sì, quindi per la mia... Ecco, quindi prepariamo, è facilissimo questo. Okay. Stendiamo la nostra pasta in questa maniera qua. Sì. Prendiamo un cucchiaino, a seconda della vostra golosità, più o meno abbondante. Un badile. Un badile. Chissà perché hai guardato Enrico mentre diceva sta roba. Poi? Poi facciamo, pizzichiamo in questo modo, così. Ah, di fare un saccottino. Così. Eccolo qua. Così. Sì. Così. E così. E viene la nostra pallina. Perfetto. La mettiamo nella nostra teglia. Sì. Facciamo tutte palline una accanto all'altra. Sì. Non troppo attaccate. Non troppo attaccate, l'ultima al centro. Dopodiché, quando abbiamo finito tutte le palline, spennelliamo con il nostro tuorlo d'uovo intero, quello che vi piace di più, lucidata. E aggiungiamo in questo caso lo zucchero con un po' di curcuma per dargli un po' di colore. Tipo quanto? Sì, basta un così. Pochino. Per, giusto per dare una spolverata, un po' di giallo, diciamo, è perfetto. Ecco. Okay. Ma è bella quell'idea. Scusa. Dello zucchero, sì, aromatizzato. Gli dà anche il profumino, insomma. Esatto. Sì. E poi, scusate, mi sono macchiato la farina. E poi i chicchini colorati, zuccherini. I chicchini li chiama, i chicchini colorati, perché a me insomma mi garbano, ecco, poi dappertutto, come semini, semini e chicchini. Guarda che carino che viene. Ah sì, assolutamente, un colore meraviglioso, guarda. È profumato. Anche profumato, certo. Poi fa anche bene, quindi insomma. E ecco, quindi fai tutte queste palline. Facciamo tutte queste palline. Staccate un po' tra loro. Facciamo tante palline, dai. Sì, che... avete visto, insomma, che è semplicissima la pallina da fare. Sì, non esatto, è che ci vuole... Esatto. Quindi anche senza mattarello, senza grandi cose. No, io faccio tutto così, molto, molto casareccio, molto... Allora, mentre le nostre cuoche preparano queste palline con all'interno la crema nocciola, Nutella, e ci sono delle simpatiche e interessanti offerte per voi che stanno arrivando. Restate qua. Massimo divertimento avere con noi Frollina. Abbiamo praticamente concluso questa Danubio super soffice al cioccolato e ovviamente, insomma, come vedete, tempi tecnici questo lo imponevano, tutta confezionata con amore dalla nostra famiglia. Bellina, guardate, bellina. Con un piatto stupendo poi, tra l'altro, che dicevi che era di mamma. Sì, della mia mammina. Sì. Che bello. Allora, Danubio non blu, ma grazie alla curcuma ovviamente giallo. Noi adesso però siamo curiosissimi di vedere un nuovo abbinamento con il vino giusto, grazie agli amici di Ice Veneto. Soffice, soffice questo Danubio al cioccolato. Allora, aromatico, aromatico questo moscato bianco che ti ho portato, prodotto dall'azienda Vignalta. Siamo proprio qua nella provincia di Padova e Arqua Petrarca. E sicuramente Vignalta rappresenta una delle eccellenze del territorio dei Colli Euganei. Quindi questi colli che sappiamo sono di origine vulcanica, tra l'altro bellissimi, ci sono dei panorami veramente stupendi. Moscato bianco al 100%, il suo colore è veramente splendido in questa ambra quasi, lucente, potrei definirlo quasi brillante. Bellissimo. La consistenza c'è decisamente. Bello corposo. Sì, è proprio danza nel calice lentamente con grande eleganza. E all'olfatto è davvero accattivante, raffinato. Wow. E diciamo che è un'interpretazione particolare di moscato perché senti sì la nota aromatica, questa varietà però... terpenica, però è avvolta nel sentore minerale che è dato appunto dai suoli vulcanici e allora riesce ad esprimersi con estrema eleganza. Abbinamento per dolcezza. Per persistenza gustativa, cercando di trovare l'equilibrio tra il piatto e quella che è la proposta del vino. Sono sempre incuriosita dalla temperatura di servizio per In questo caso la temperatura di servizio è attorno ai 12 gradi per i vini dolci. E questo è un vino che troverete nella nostra guida. Venezia, il lavoro dei nostri degustatori ufficiali che soprattutto nei mesi così della primavera si dedicano a questa attività e la troverete consultando il sito www.iceveneto.it. Meraviglioso come sempre. Cina. Alla prossima e noi ci vediamo tra poco.
Katia Montomoli con noi in cucina con Frollina, ovviamente tutti i social la potete trovare ovviamente con le sue meravigliose ricettine. Abbiamo un pensierino per te. Grazie infinite. E non basta, oggi volevamo veramente esagerare e visto che abbiamo capito che anche a te piace l'olio molto buono, un piccolo pensiero insomma perché tu possa ricordarti. Grazie. Della nostra cucina. Siete state carinissime, sono stata benissimo, mi sono sentita a casa. Bene, questa è una bella cosa, grazie a te. Ravigiani. Ecco, in Toscana, ma ovviamente non dimentichiamoci la tua nuova certo, cittadina. Roncade. Ecco, salutiamo Mattia, in bocca al lupo alla vostra meravigliosa famiglia. Grazie infinite. E cari Golden Chef, ricordatevi che non solo Frollina vi aspetta in cucina con Frollina, ma anche la nostra Ilenia con timoevaniglia.com. Per quanto riguarda il mio blog, se diciamo ce la faccio, forse prima della fine della stagione, aprirò un blog su come non imparare a cucinare. Vi voglio bene.